tutti, oggi vi parlerò di Open Data, di come a mio avviso i bot siano lo strumento migliore per poterli sfruttare. Innanzitutto iniziamo con dare la definizione di Open Data. Open Data è l'espressione con cui si identificano quei dati che sono liberamente disponibili a tutti per essere utilizzati e ripubblicati, senza nessun tipo di restrizione. Wesley, uno dei fondatori di Internet, sostiene che i dati devono essere interconnessi tra di loro per essere veramente utili. Un dato per essere definito open deve essere non discriminatorio, cioè le informazioni devono essere disponibili a tutti senza nessuna necessità di registrazione. Non proprietari, in quanto i dati devono essere disponibili in formato libero. Liberi da licenze, dato che non devono essere soggetti a particolari forme di copyright, leggibili da un computer in modo tale che siano strutturati in modo tale che un computer riesca a processarli e così si possono trarre analizzare quei dati e trarne delle conclusioni. Infine, primari, in quanto devono essere presi dalla fonte con la più alta granularità possibile, non devono essere aggregati o modificati in alcuna forma. E infine, tempestivi, i dati devono essere resi disponibili più velocemente possibile per conservare i valori dei dati stessi. Ma perché, a mio avviso, gli open data sono veramente importanti? Innanzitutto per la trasparenza. Perché in una democrazia funzionante i cittadini devono sapere cosa fa il loro governo. Quindi i cittadini devono poter accedere ai dati e alle informazioni e poterli condividere con altre persone. Nell'esempio pratico che vedremo dopo ho utilizzato io per data dei comuni, i quali appunto diciamo mettono a disposizione dei bilanci annuali e possiamo vedere i nostri contribuenti alla fine per cosa hanno pagato, quindi fondamentalmente il comune come ha speso i soldi. Nell'era digitale i dati sono fondamentali sia per le attività sociali e sia per le attività commerciali. Rilasciando open data, sia gli enti statali ma anche le organizzazioni possono aiutare nella creazione di attività e servizi innovativi che forniscono valore sociale e commerciale. E infine per la partecipazione all'impegno, perché aprendo i dati i cittadini possono essere più informati, ma oltre a capire quindi cosa sta succedendo, possono analizzare quei dati e trarne delle conclusioni e fare delle analisi. Quindi abbiamo parlato degli open data, ora ci concentriamo sui bot. Molti di voi possono pensare che i bot sono quei software che inviano registrazioni fake e quindi siano la causa dei cosiddetti captcha quando ci registriamo sul sito, oppure ci bombardano una casella email di spam. Quelli anche sono dei bot, ma oggi ci concentriamo su un altro tipo di bot che vengono definiti chatbot. Quindi i chatbot sono dei software che rispondono a specifiche richieste simulando conversazioni con l'utente. Questa immagine a mio avviso è lampante su come i bot e gli open data siano un connubio perfetto. Basta vedere i numeri di queste piattaforme, Skype, Messenger, Telegram, che tutti voi conoscerete, e che appunto mettono a disposizione delle API per poter programmare dei bot. Il nostro potenziale utente non dovrà scaricare nessuna nuova applicazione, non dovrà imparare nessun user experience, nessun nuovo modo di usufruire del nostro servizio, ma semplicemente basterà cliccare e si troverà davanti alla medesima conversazione di chat che trova sempre quando parla. Per questa presentazione pratica ho deciso di usare Telegram perché è open source, perché è veloce, perché è sicuro, è famoso per la criptazione end-to-end delle chat segrete. E veramente poi è multipiattaforma, in quanto gira su tutti i sistemi operativi, da quelli mainstream come Windows, iOS, Android, fino a quelli un po' più particolari come Selfish OS oppure Ubuntu Touch. Per quanto riguarda il funzionamento di Telegram a livello tecnico è molto semplice. L'utente invia un messaggio a Telegram
che poi tramite una webhook, webhook sostanzialmente è un modo per inviare messaggi real time, la invia al nostro bot, che poi, la, che poi elabora il messaggio e tramite delle API lo rinvia a Telegram che ce lo mostra. Questo è un esempio di API, appunto la struttura di un API di un bot Telegram, e fondamentalmente dobbiamo aggiungerci il token che ci viene fornito dal, dalla registrazione del nostro bot e poi metterci un metodo. In questo caso ho messo il metodo getMe, il quale appunto ci ritorna delle informazioni sul nostro bot come l'ID oppure l'username. Sia gli sviluppatori, sviluppare un bot può risultare molto, molto ostico, diciamo, senza usare nessuna libreria. Quindi per facilitare appunto la diffusione dei bot, sia gli sviluppatori di Telegram che la community hanno deciso di scrivere delle librerie, che veramente esistono librerie per tutti i linguaggi di programmazione. Quindi ho elencato qualcuno per i linguaggi di programmazione più importante. E diciamo, nell'esempio di oggi, essendo uno sviluppatore web, ho deciso di utilizzare JavaScript con Node.js, diciamo la libreria scelta si chiama Telebot. Ovviamente tutto questo è documentato, c'è ottima documentazione, quindi è veramente molto facile scrivere un bot Telegram. Allora, questo è il sito web al quale appunto possiamo attingere agli open data dei bilanci del nostro comune, dei comuni. Fondamentalmente il pezzo di codice è l'inizializzazione del nostro bot, il quale appunto ho importato gli open data chiamati enti, il quale appunto diciamo contengono è un array di oggetti che contengono tutti i comuni d'Italia. Poi ho importato Telebot e poi ho importato Fetch, diciamo, per chi è sviluppatore web sicuramente lo conosce, ci permette di fare dei DSM a delle API. Ho inizializzato un nuovo oggetto utilizzando la libreria Telebot, gli ho passato il token che mi ha fornito la libreria, che mi ha fornito Telegram. Qui diciamo ovviamente sono tutte le operazioni che faccio sul sito web che abbiamo visto prima, soldipubblici.gov.it, in modo tale da estrarmi i dati che mi interessano. Nell'esempio che ho fatto, appunto, estrae i dati per quanto riguarda l'acquisto di licenze software. Questo può essere interessante, per esempio, perché il mio comune, Torre del Greco, ha speso veramente moltissimo in licenze software quest'anno e sarebbe interessante sapere anche come li ha spesi, perché software, se ci fossero state delle alternative libere che fossero state anche migliori, mentre poi invece il comune di Napoli ha speso 0 euro. Per chi volesse provarlo, su Telegram basta scrivere Linux 2017 Napoli e può semplicemente iscrive comune di e inserisce il nome della città e diciamo si troverà appunto la cifra di quanto ha speso il comune in acquisto di licenze software. Infine voglio lasciarvi con una frase di un attivista che è stato un attivista e che mi ha molto ispirato. Il mio invito è quello di approfondire questi argomenti come open data, open science, perché così possiamo migliorare la società della nostra città, del nostro paese. Quindi credo che bisogna spingere l'Italia ad aprirsi agli open data e quindi comunità belle come questa di oggi che ci siamo incontrati qui possiamo davvero essere un nuovo impulso per questo paese. Vi ringrazio e buon Linux Day.